Maggiori controlli e presidi di polizia locale e forze dell'ordine possono equivalere ad una maggiore sicurezza? Così si spera. I cittadini dal canto loro sembrano fiduciosi. La località coinvolta è Bari, la zona interessata, Piazza Umberto. Mantenerla sicura viene vista una priorità per combattere degrado ed eventuali situazioni spiacevoli, come testimoniato da alcuni episodi di cronaca. Un presidio fisso richiesto non solo dai residenti, ma anche dai tanti passanti che vi transitano. Lo spaccio qui c'è, per esempio. Poi la delinquenza c'è. E dove c'è spaccio e delinquenza, ci devono essere le forze. Preoccupa soprattutto quello che succede nelle ore notturne. Le ore notturne sono già oltre. Qui si inizia già dalle 21. Ma è veramente mica tanto bella la gente che sta, eh? Non stanno gente per bene e gente che è meglio non parlare, guarda. Quindi sicuramente con la polizia locale le cose miglioreranno, pensa lei. Sì, molto, molto. Molto spesso qui manca il presidio, quindi non c'è un controllo effettivo della situazione. Bari ritiene sia una città un po' insicura oppure Insomma, in un certo senso è abbastanza insicura per me, perché di notte, per esempio, di sera non si può nemmeno circolare. cosa notate di anomalia attraversandola? Vi sentite insicuri? No. Di mattina no, di sera un po'. Però secondo voi servirà qualcosa? Qual è il vostro punto di vista? Più controlli servono? Assolutamente sì. La Bari non è una città sicurissima, insomma.